casa editrice Bonelli, ma è una galleria questa che vediamo. Ci puoi raccontare un po' la storia di questi disegni? Esatto, qui abbiamo quelli che sono dei grandi omaggi dei più importanti disegnatori, illustratori d'Italia, mondiali, al grande Sergio Bonelli, insieme a quelli che possiamo vedere sono dei cimeli che vengono dal suo spirito avventuriero e dai suoi grandi viaggi. Infatti il mister, no, d'altronde il suo alter ego, raccontava quello che era il... sono il jukebox di epoca. Sì, esattamente, che poi perfettamente funzionanti e che periodicamente vengono accesi così per oliarli, diciamo. A noi ci rallegano molte giornate perché è facile poi contemplare, ti trovi in un'atmosfera. Questi sono originali di Crepax? Questi di Manara? Abbiamo alle pareti Manara, Crepax, Toppe, abbiamo apparelli di quelli che sono Ugo Pratt, poi Michelucci, di nuovo un'avventura della Fontana. E questo è un momento che noi stessi, quando attraversiamo queste, nelle mattinate di lavoro frenetico, ci possiamo trovare fermi e le ammiriamo. La Bonelli non è sempre stata così come la vediamo ora. Negli anni del dopoguerra, in una Milano devastata, in un piccolo appartamento, Gianluigi Bonelli scriveva in questa ormai mitica macchina per scrivere le sue storie. Aurelio Galeppini le disegnava, la moglie di Bonelli, Tea, teneva la contabilità e il figlio Sergio distribuiva gli albi nelle edicole della città. Poi il boom. Pensate, Tex, ma più in generale la casa editrice Bonelli, nel giro di meno di 50 anni, da fragile impresa a carattere familiare, è diventata una vera e propria industria. Il 2017 chiude con ricavi per oltre 28 milioni e utili da 401.000 euro. Nel corso dell'anno passato ha pubblicato 272 albi periodici per una vendita complessiva di oltre 8 milioni di copie. Come nasce un'avventura di Tex? Vi viene un'idea? Poi che accade? Ma è sempre diverso questo. Le idee possono venire durante un viaggio, possono venire dalla lettura di un libro, da un'idea, per esempio da una riga a piedi pagina, una nota di un libro di storia, mi è venuta fuori un'idea che riguardava una famiglia di indiani che viveva con gli ufficiali di un forte, per cui questi, ed è una storia vera, disertavano perché il comandante non voleva che vivessero assieme. Qui c'è stata una grande disertazione nel Nuovo Messico negli anni 80 del XIX secolo, e da lì è nata una storia. Oppure le storie nascono da altre storie, ci sono i seguiti, ci sono i personaggi fantastici creati da Bonelli che possono sempre avere nuove avventure. Insomma, io non manco di idee, cioè devo dirmi, manca più vita che idee, questo è un fatto. Solido, positivo, sicuro, giusto. Par di capire che Gianluigi Bonelli, per dare un carattere al suo eroe, abbia preso come modello Ringo, il fuorilegge buono, eroe ma anche antieroe, interpretato da John Wayne in quel classico di John Ford che è Ombre Rosse. Ehi, Ringo! Salve, ciao! Il 48, anche in nato Tex, i suoi modelli cinematografici che erano quelli appunto dell'eroe di quegli anni, non l'eroe pieno di dubbi che nasce nel cinema del 55-60, ma dell'eroe senza paura, che è John Wayne, che è Gary Cooper e tutti quegli altri attori che incarnavano un eroe risolutore di problemi. Aurelio Galeppini, il disegnatore, per dargli un volto invece si ispira al malinconico solitario sceriffo di Mezzogiorno di Fuoco, interpretato da Gary Cooper. Vengo fuori, lasciala stare. Appena ti affaccerai a quella porta, coraggio, non fallerò. Insieme, Bonelli e Galeppini
hanno tenuto d'occhio quel genio del cinema che si chiama Sergio Leone, il padre del western all'italiana, epico, fluviale, raffinato e rude, straordinario nella cura del dettaglio e per la maestosità dell'insieme. Lei riesce a seguire, scrivendole, 15 sceneggiature contemporaneamente. Come funziona? Teniamo conto che come editor ne seguo una sessantina. Come scrittore, nelle mie storie ne scrivo 15 o 18. Sono arrivato a 18 con una follia. Beh, non è difficilissimo. Io seguo la velocità del disegnatore. Se il disegnatore fa 20 pagine al mese, gli darò 20-25 pagine. Dopodiché, il giorno dopo, passa un'altra storia. Per non perdere il filo, semplicemente mi rileggo tutto quello che ho scritto fino a quel momento. La storia può durare un anno, due anni di scrittura. In questo modo, però, almeno per quanto mi riguarda, si hanno più idee. Se uno scrivesse una storia in una settimana, avrebbe solo l'idea di quella settimana. Se scrive una storia in due anni, ha le idee di due anni, è molto meno. Lei si trova più a suo agio scrivendo le 15? Assolutamente sì, perché quando non so come andare avanti con una storia, passa un'altra. Ma la storia che sta scrivendo adesso, io la leggerò fra un paio d'anni. Beh, delle storie che sto scrivendo adesso, alcune le potrete leggere nel 2020, alcune nel 2021 e altre nel 2022-2023-2024. La più vicina è quella della serie Tex Willer, che è la nuova serie di Tex, Tex Giovane, che sta uscendo ora, uscirà l'estate prossima, il disegnatore è molto veloce, ed è Angelis, che è un disegnatore che può fare 20 pagine al mese, quindi la vedremo tra un anno esatto, e sarà una storia sulla giovinezza di Mephisto, il nemico numero uno di Tex. Che noi abbiamo incontrato assieme alla sorella in un carro, in un baraccone. Certo, e noi vedremo, un giocoliere qualunque. Vedremo l'antefatto, quando cominciò a diventare, oltre che illusionista, spia. E in questo caso attenterà la vita di Lincoln nel 1858, durante dei famosi dibattiti tra Lincoln e un altro aspirante senatore, Frederick Douglass, sullo schiavismo. Per cui ci inventiamo ovviamente che dei nemici vogliono attentare alla vita di Lincoln, perché hanno capito che è un pericolo per gli stati del sud. E Pinkerton, Alan Pinkerton e la sua agente donna, veramente esista, Kate Warren, si alleeranno a Tex Willer, giovane fuorilegge ma chiaramente antischiavista, per salvare la vita di Abramo Lincoln. Come nasce una storia di Tex? Si parte con gli sceneggiatori che propongono un soggetto, che sarebbe la storia scritta in prosa, il racconto. E quando lui approva questo soggetto, lo sceneggiatore comincia a sceneggiarlo, poche pagine alla volta. E dal momento che lui approva la sceneggiatura, noi la mandiamo al disegnatore. Ovviamente sceneggiatore e disegnatori non lavorano più in redazione, essendo quasi un migliaio di collaboratori, ma lavorano in tutte le parti d'Italia o all'estero. Sono su Tex, abbiamo la fortuna di lavorare con grandi maestri internazionali, tipo Font, Secas, sono della scuola spagnola argentina, e a quel punto il disegnatore ci manda le matite o le bozze, diciamo come è impostata la pagina a fumetti, a matita. Io e Mauro le guardiamo, se vanno bene loro passano all'inchiostrazione, materialmente con pennello e inchiostro e pennino, e a quel punto, quando la storia è completa, trattandosi di Tex, la lavorazione ci vogliono anche un paio d'anni, diciamo, da quando mandano il soggetto, anche se, diciamo, se la storia è lunga, perché sono storie lunghe, facciamo un'ulteriore revisione per mandarla al lettering. Come viene scelto un disegnatore? Quali caratteristiche deve avere chi realizza una storia di Tex? E sappiamo che questo mese Tizio, Caio e Sempronio finiscono la storia e abbiamo tre chance per questa storia nuova che stiamo producendo. A questo punto possiamo scegliere qualitativamente, cioè dicendo: beh, questo è un soggetto con la neve del grande nord, no? Ah, questo disegnatore è proprio bravo,
oppure questo soggetto ci sono delle donne, questo disegnatore è perfetto per le donne, però non possiamo scegliere il disegnatore ad hoc per ogni storia, perché magari proprio per il momento in cui ci arriva la storia, per il disegnatore specifico è fermo ancora per, cioè sta lavorando sulla storia per ancora un anno, oppure aspettiamo. Ora sicuramente la storia che sta facendo Mauro Boselli e il curatore sul trono di Mefisto, quella abbiamo scelto il disegnatore ad hoc, e se vanno due disegnatori che la fanno, cioè ovvero tre, perché la prima parte la fanno i gemelli Cestaro, che sono due gemelli che lavorano su Tex partenopei, che lavorano in una maniera assurda, folle, perché uno fa le pagine pari e uno dispari. Scusi, spieghi meglio questa parte. Sì, sono due gemelli, disegnano benissimo e hanno questo tratto molto western ma anche gotico, per quello l'abbiamo scelto per Mefisto, Mauro li ha scelti, e uno disegna le pagine pari e uno le dispari, no? Ora all'occhio mio e di Mauro si vede il tratto diverso, ma il lettore non lo noterà, perché disegnano pressoché identicamente, insomma. Il problema delle volte è che siccome una volta stavano a casa insieme, ora ognuno ha la sua famiglia, quindi non stanno più a casa insieme, delle volte vengono coordinati, ma sono molto bravi, quindi ci lasciano poco da correggere. Delle volte ci sono disegnatori un po' più naif, diciamo, che invece si confondono di più, anche se sono loro a fare sia le dispari che le pari. In questo caso però è un lavoro duro che fanno loro, che però è un metodo che adottano da sempre. Perché Tex, che praticamente ha girato tutto il mondo, l'avete fatto andare anche in Oceania con i tagliatori di teste, in Alaska, ovunque, in Sud America, in Cile, Argentina, non parliamo del Messico e del Canada, ecco, in Europa non mette piede. Allora, Tex è un personaggio realistico, radicato nel suo tempo, potrebbe essere veramente disturbante anche forse... Per un gadget, per un'idea, così per vendere qualche coppia in più, mandarlo in Europa, secondo me, arrivo a dire che è quasi sciocco. E quindi non lo faremo mai. Il massimo che possiamo fare è mandarlo a New York, proprio come nella storia del tormento in edicola, dove non è mai stato, è una grande metropoli, e però siamo sempre in America. L'avete già mandato in precedenza a Washington. Sì, siamo sempre, sì, però Washington è molto diversa da New York, non è una grande, sì, certo. Non era una grande metropoli all'epoca. E non lo è tuttora, e diciamo che siamo sempre nell'ambito americano. Lo strappo più grande è stato quello dell'Oceania, no, era un naufragio, durato una storia californiana, c'è stato un naufragio, lo manderemo in Alaska, chiaramente, ma c'è stato. È stato in Oceania anche quando è stato in Patagonia, esatto, quella è la storia, l'unica fino a... Però sicuramente, ecco, questo è uno scoop, se volete, andrà nel Borneo, ma lì c'è un motivo, perché la tigre nera, uno dei suoi più acerrimi nemici creato da Claudio Nizzi, è in realtà ancora viva, non lo sapevamo nei fumetti, come si sa, anche se sembrano morti i personaggi che non lo sono mai. E quindi, per qualche motivo che poi non posso svelare per parte della storia, Tex sarà costretto a seguire il suo nemico fino nel Borneo e avremo una storia alla Sandokan. Questo è il massimo che si può accettare, perché il Borneo è selvaggio, come il West, la Patagonia è selvaggio, ma l'Europa non lo è. Sarebbe veramente ridicolo vedere Tex e Carson in questo ambiente. Senta, e perché non lo fate incontrare con personaggi celebri anche italiani? Ecco, un incontro, te l'avranno chiesto mille volte anche questo, ma non voglio essere in mille uno. Un Tex e Garibaldi che si trovano al centro di un oscuro complotto nel periodo in cui Garibaldi è stato in America, negli Stati Uniti. Ecco, non ci pensate, non ci volete pensare, perché? Ma in realtà io ci ho pensato, e ho pensato quando Garibaldi stava ospite dei miei UC, dovrei leggermi in quel periodo per capire in che modo inserire la possibilità di un Garibaldi che vuole aiutare comunque gli abolizionisti. C'è un problema, che nelle serie c'è un momento che viene definito il salto dello squalo, quando si trovano idee bizzarre perché si è accorto di idee vere, solide, e io non voglio arrivare a questa cosa, non voglio che si pensi che noi siamo al salto dello squalo, cioè noi abbiamo ancora molte idee western e non è necessario arrivare a questo punto. Come abbiamo visto, la Bonelli è una grande casa editrice, ma lo staff che realizza Tex immagino sia selezionato e ben omogeneo. Lo staff di Tex è molto chiuso,
Quindi per le, siccome però adesso abbiamo molte serie collaterali, prendendo le storie brevi a colori oppure i maxi di Almanacchi, ogni tanto stiamo provando negli ultimi 5-6 anni molti sceneggiatori. Bene, aspetto che loro mi portino una buona idea. Se non hanno una buona idea non si parte neppure. Diciamo che vi portano 10 idee, ne scegliete una. Beh, sì, anche perché le idee nel West non sono così facili da trovare. Devono essere adatte a text e nuove, quindi è un compito non indifferente. Per loro è difficile anche perché chi lo fa sempre, chi va in bicicletta tutti i giorni, sa pedalare, chi invece non l'ha mai fatto, è difficile che affronti una salita, quindi il text è una difficile salita. Quanto tempo dedica alla scrittura di text? Penso 4 ore ogni giorno. In 4 ore appena riesci a seguire 15 sceneggiature? In 4 ore, ma scarse, ogni giorno scrivo circa 170 pagine mensili. Per cui in questo momento di text ho scritto quasi 20.000 pagine, ma in tutto siamo a 40.000 pagine a fumetti, per cui in questo momento, lo dico qua, dettagliatelo perché è una cosa che non è, sembra falsa modestia, ma solo Bonelli davanti a me come numero di pagine, poi la qualità è cosa diversa dalla quantità, lì giudicheranno i lettori, però come quantità io mi sono reso conto che in 30 anni ho scritto 40.000 pagine e sono arrivato secondo dopo Gianluigi Bonelli nella prolificità degli autori bonelliani. Zuccheri, Emiliano di Budrio, vicino Bologna, da anni vive in Germania. La incontriamo in redazione. Eredita la passione per Tex dal padre, collezionista. È la prima e finora unica donna che disegna Tex. Come è entrata nello spirito di Tex, nello spirito che gli ha voluto dare Bonelli, e come è entrata in questo mondo? Io ho sempre avuto la passione per il West fin da piccola. Mia zia mi portava la domenica a guardare i film western al cinema per farmi distrarre, ero piccola, abbastanza irrequieta, e mi sono appassionata, quindi io ho cominciato a guardare western in televisione fin da piccola, perché mi piacevano i cavalli, i cowboy, questa vita selvaggia, i paesaggi. Mi sono portata dietro questa passione. E poi ho cominciato a lavorare sul Ken Parker Magazine nel 92 e quindi ho cominciato ad apprendere i primi rudimenti di questa professione, quindi allora ero assistente. Dopo il magazine è chiuso e ho cominciato a lavorare su Giulia. Quindi ho lavorato su Giulia diciamo per una quindicina d'anni, quindi mi sono occupata totalmente di altro, un altro genere. Però ho sempre avuto la passione per il western e dopodiché mi si è presentata l'occasione di cominciare. Mi hanno proposto appunto il Texone e quindi ho cominciato a farlo. Ken Parker, sì. Western, però è un altro tipo di western rispetto a Tex Willer, un altro scenario, è più vicino a un film tipo Corvo Rosso non avrà il mio scalpo. Tex invece è più vicino a John Ford, per intenderci, come scenario, come contesto, come anche le stesse avventure. Ma semplicemente bisogna entrare in questa epoca, quindi bisogna guardare molto cinema, molti film di qualsiasi genere che rappresentano il western di quell'epoca, del 1800. Quindi imparare a disegnare determinate cose, capire come funzionano, entrare in questo mondo, quindi che sia Ken Parker o Tex, l'importante è entrarci dentro, entrare in questa atmosfera. Vedete, noi lettori entriamo, andiamo in un'edicola, prendiamo un albo, diamo 3, 4, 5, quello che costa, lo leggiamo, ci mettiamo un'ora. Uh-huh. E invece per disegnare quelle tavole quanto tempo impiega? Per fare questo texone, lavorando in contemporanea con altre cose, ci ho impiegato 4 anni e sono 224 pagine. Mediamente faccio 10 pagine al mese, se lavoro solo su Tex. Quindi ci metto 2-3 giorni a fare una pagina.
Abbiamo conosciuto alcuni degli autori di Tex. Vediamo ora alcuni passaggi fondamentali della realizzazione del fascicolo che poi troviamo in edicola. E cominciamo dalla copertina. Noi abbiamo l'originale che arriva dal disegnatore, in questo modo da Claudio Villa, accompagnato dalla sua colorazione. E questi sono gli unici elementi che abbiamo per poi creare la copertina. La colorazione la fa sempre il disegnatore? Sì, è sempre un'indicazione del disegnatore. Alcune volte arriva direttamente colorata, però specie Claudio Villa preferisce sempre... Quanto tempo impiegato? Allora, in genere la copertina viene pensata... secondo non più di una settimana. Cioè il lavoro di post-produzione, diciamo, da quando arriva un originale a quando va in stampa è una settimana. Io lavoro qui da 30 anni, avevo 18 anni quando sono entrata qui. E quindi proprio per questo, essendo arrivati in pochi, cioè era piccola la casa editrice e quindi si imparava a fare il tutto, non c'erano neanche i computer. Quindi le persone che sono qui da tanto tempo sanno fare tutto, quindi in generale i problemi li possiamo risolvere molto in collaborazione, senza aiuti esterni. La copertina è ormai pronta, ma quante persone lavorano su quel disegno a cui abbiamo forse dato un'occhiata distratta? Allora, praticamente inizia con lo sceneggiatore, poi dopo ci lavora il direttore editoriale, poi dopo quando viene approvata, diciamo, il bozzetto, l'idea, eccetera, eccetera, viene passata al disegnatore, il disegnatore crea anche lui una matita, a volte viene controllata, a volte no, dipende se l'idea è buona, dal disegnatore, eccetera, eccetera. Dopodiché si passa all'originale, si ottiene il cartaceo e quando arriva il cartaceo inizia una nuova operazione che è quella della colorazione, in questo caso digitale, e poi ci sarà di nuovo la correzione del direttore editoriale. Abbiamo contato 6 figure. Praticamente sì, per una sola copertina. Bene, ora la storia. I disegni sono importanti, ma non meno importante è un elemento a cui forse si presta poca attenzione, il balloon. Quelle nuvolette dentro le quali è contenuto il testo della storia. E come nel cinema ci sono i doppiatori, i letteristi per me sono i doppiatori del fumetto. Ci arriva l'originale, il disegno che in questo caso è in un file in digitale, ci arriva la sceneggiatura, il letterista legge la sceneggiatura guardando la tavola di riferimento e esegue quello che lo sceneggiatore ha indicato in sceneggiatura. Il lettore non si deve accorgere che c'è questo lavoro, cioè il balloon, i testi devono essere integrati a quello che è il disegno, non devono dare fastidio. La prima regola è rispettare in assoluto ciò che il disegnatore ha realizzato, seguendo però l'ordine di lettura, tutte le indicazioni che ha dato lo sceneggiatore. Dobbiamo trovare il compromesso ideale tra quello che è il supporto che abbiamo, la tavola che abbiamo e il risultato finale di lettura, che deve essere ottimale, superando anche a volte delle difficoltà, perché magari il disegnatore ha posizionato una vignetta, qui sono in 3, magari il disegnatore può aver messo, in questo caso non lo è, questo personaggio che parla per primo e questo che parla per secondo. In questo caso il letterista come può fare? Non si possono incrociare i balloni. Quindi uno dei casi limite sarebbe nel caso in cui questo parlasse per primo, io dovrei posizionare il suo balloon qui e quello di Carson dovrei metterlo qui sotto, perché ovviamente nell'Occidente la lettura va da sinistra a destra, dall'alto in basso, quindi il lettore deve seguire questa sequenza. A volte è difficoltoso. Ed eccoci ora dentro una stanza bunker, quella che ospita l'archivio dell'intera casa editrice. Qui è tutta l'avanguardia,
non aspettatevi polverose cartelle e quintali di albi a fumetti arretrati. Il materiale cartaceo viene usato solo in una primissima fase. Tutto viene poi digitalizzato. In tipografia, impaginazione e stampa, tutto si realizza con il computer. Centinaia, migliaia di file che contengono le cartelle dei vari albi, le copertine, i testi e i disegni. C'è sì una collezione rilegata, ma per le consultazioni tutto passa via computer. Si chiede il fascicolo e la relativa tavola. In pochi secondi si recupera la copia. Il cartaceo si usa ancora solo come fase iniziale, però viene ripreso, digitalizzato e tutta la lavorazione ormai è digitale. Noi essenzialmente come archiviazione abbiamo la cartella del bar. Il rapporto con i lettori. Chiunque scrive alla casa editrice riceve una lettera con una risposta personalizzata. E infatti c'è una persona apposita che si occupa di questo lavoro, perché è un lavoro. E soprattutto poi diciamo che tanti nostri lettori ci vengono anche a trovare in redazione, per cui tranquillamente li accogliamo, facciamo visitare la casa editrice a loro. Magari arrivano delle persone con i loro figli, ci teniamo a far conoscere la casa editrice. Tex Miller, l'enciclopedia Treccani lo definisce protagonista di storie avventurose a fumetti. Si batte per proteggere gli indiani dai regimi di mercanti senza scrupoli e profittatori vari. Per Wikipedia ha conquistato un posto di tutto rispetto nella storia del fumetto, tra i più noti e pubblicati all'estero, in Europa e in altri paesi del mondo. Digitate in Google, in pochi secondi circa 1.340.000 risultati. Tex è un made in Italy, insieme fenomeno artistico per le sue tavole, sempre più raffinate, ma anche un fenomeno di costume. Al di là degli appassionati, Tex è una specie di sostantivo e anche chi non lo legge sa di che cosa si parla. Ed è anche un importante fenomeno dal punto di vista commerciale. Come vi spiegate questo successo straordinario e che dura nel tempo? Non ce lo spieghiamo, nel senso, se avessimo la formula, la replicheremo tutti i mesi, avremo un successo del genere. Ma è un miracolo che si è avverato nell'immediato dopoguerra. Evidentemente il linguaggio di Gianluigi Bonelli, che era così duro, così adulto, così nuovo anche per il mercato del fumetto, ha vinto veramente sui personaggi più ingenui che c'erano allora e ha travalicato le generazioni, no? Passando da padre in figlio, diventando oltre a un fenomeno all'interno del fumetto, un fenomeno in generale, cioè un fenomeno di costume. Questa è stata un po' la formula vincente. E noi ogni giorno ci lamentiamo e brontoliamo, a me è capitato di dire almeno 20 volte, per come vanno le cose sulle strade, nella scuola, in politica, dappertutto, sul marciapiede, con gli altri nostri connazionali, cui forse somigliamo molto, però tutti loro e tutti noi, pur avendo questa insofferenza per le regole, vorremmo che ci fosse qualcuno come lui, che non solo le regole le rispetta, cioè le fa rispettare, magari come facciamo noi, ignorandole, aggirandole, però con giustizia e non per il proprio tornaconto personale. Quindi credo che noi abbiamo insofferenza per le regole, anche Tex ce l'ha, però Tex persegue un ideale di giustizia che noi abbiamo dentro di noi, che non siamo abbastanza bravi, abbastanza nobili, abbastanza coraggiosi per poterlo attuare veramente. La sua caratteristica è proprio quella di essere sempre uguale a se stesso, nel senso che i suoi fondamentali sono sempre gli stessi, un ideale di giustizia, un ideale di fraternità, l'essere colui che risolve i problemi, no? Anche per noi lettori evidentemente, no? Il farabutto di turno, l'arrogante di turno, Tex non ci pensa due volte e lo mette al suo posto, magari è tutto quello che noi vorremmo fare nella vita quotidiana e non riusciamo.
le caratteristiche sono sempre le stesse, ma ovviamente cambia anche il modo di scrivere le storie, cambia il modo di intenderlo, cambia il segno grafico, in questi anni si è evoluto, ma rimanendo nella tradizione. Credo che sia un po' questo, il lettore ogni mese vuole essere rassicurato da quello che trova all'interno di quest'album e noi glielo facciamo trovare.